Bari a fine maggio la Race for the Cure, la maratona di 3 giorni per promuovere la prevenzione del tumore al seno, ma anche per festeggiare chi ha combattuto e vinto la malattia. Dottor Lattanzio, fra meno di un mese la Race for the Cure, siamo qui in compagnia di tante scuole, di tanti studenti in un palazzetto dello sport proprio per aspettare insieme la race. Questo è una joint venture che stiamo facendo oggi, di cui siamo particolarmente contenti e orgogliosi, perché come tutti ormai sanno, dire Komen significa dire Race for the Cure, quindi significa associare in maniera indissolubile sport, benessere e salute. Avere oggi questa sede bellissima in cui si ha la gioia di vedere tanti giovani che si avvicendano quotidianamente e si avvicinano allo sport, significa avere la garanzia che le persone capiscano sin da piccole, i cittadini capiscono il valore dello sport, della prevenzione e della salute. Si parla sempre di più di prevenzione, che rimane sempre l'arma più importante. Assolutamente sì, oggi noi possiamo dire che se l'incidenza del cancro mammario non diminuisce ancora in maniera sensibile, quello che possiamo dire con orgoglio è che invece è diminuito in tutto il mondo occidentale la mortalità da cancro mammario, e questo lo si deve a tante cose, alle terapie, ma soprattutto alla possibilità di scoprire in tempo utile, quindi quando il cancro è all'inizio, una malattia che può essere sconfitta. Insieme si può è l'hashtag con il quale è nata la partnership tra il Comitato Regionale della Komen Italia e la squadra di calcio femminile barese Pink Sport Time, che milita in Serie A. Sport e salute è un binomio in cui la nostra società ha creduto dal primo momento. Siamo una società tutta al femminile, sia come dirigenza sia come attività pratica. Noi abbiamo 2 sport, la pallacanestro femminile e il calcio femminile, e da sempre prestiamo molta attenzione a questo binomio. Quanto è importante una manifestazione come la Race? Bari è da sempre una delle piazze individuate dalla Race. Io fino a poco tempo fa ci partecipavo attivamente, adesso no, magari farò la camminata, però è importantissima perché dà visibilità a una città comunque che è sempre aperta alle iniziative che coinvolgono il sociale, perché siamo una città ospitale prima di tutto. È un momento di aggregazione, anche di incontro di sinergie diverse, di vari mondi. Anche di sinergie positive, perché diciamolo, sono 3 giorni di festa. Sì, molto molto positive, in cui noi crediamo fermamente. Attraverso queste manifestazioni si può insegnare che la prevenzione è importante? E noi nello sport abbiamo sempre individuato una scelta anche di vita, e quindi ovviamente fare sport significa prevenzione per lo star bene, perché il movimento, come può essere la race, può determinare un benessere fisico e mentale. In che modo le giovani oggi si approcciano a questa malattia? Credo che innanzitutto ci sia molta più consapevolezza e molta più voglia di prevenire. La prevenzione è entrata nella cultura delle giovani in generale, delle sportive in particolare, perché voglio dire, da questo punto di vista sono forse un pochino più seguite rispetto al resto delle donne in generale. Però credo, appunto, ritengo che la prevenzione sia anche un fattore sociale, nel senso che se si insegna è un po' come la nutrizione: se insegni a mangiare bene, mangeranno bene, ci saranno meno problemi. Così è per quello che riguarda la prevenzione. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla race quest'anno? Queste 3 giornate, in che cosa ci sorprenderanno? Innanzitutto questa partnership che noi abbiamo fatto con le Pink veramente ci dà la possibilità di ampliare, insomma, di far conoscere maggiormente la nostra realtà, che è una realtà che appartiene ad un'associazione al femminile, che è capace però di far convergere, di coagulare l'attenzione maschile, anche dei bambini, insomma di tutto. Quindi questo, ci aspettiamo una grande festa fatta per la solidarietà sociale.
La race è proprio questo, è una manifestazione che arriva proprio per supportare, per fare festa insieme a tutte le donne che hanno sconfitto questa malattia. Beh, direi ancora di più, è dedicato a loro e loro sono le testimonial di una battaglia dura ma in cui si vince, si deve vincere sempre più. Allora grazie dottore, aspettando la race. Aspettando la race.